Alessandra Costante. È Alessandra Costante la nuova segretaria generale della FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Giornalista ligure del secolo XIX, vice segretario uscente, ha preso il posto di Raffaele Lorusso, ottenendo 196 preferenze contro gli 88 voti raccolti dallo sfidante Paolo Perucchini. Le cariche del sindacato unitario dei giornalisti, presieduto da Vittorio Di Trapani, giornalista di Rai News 24 e segretario dell'USIGRAI, subentrato all'uscente Giuseppe Giulietti, sono state rinnovate dai delegati delle regioni al 29° congresso della FNSI, che si è svolto a Riccione dal 14 al 16 febbraio. Per la seconda volta in oltre 100 anni di storia, la guida del sindacato va a una donna. La priorità nel nostro mondo resta il lavoro, la dignità del lavoro pagato in maniera regolare, normale. Il giornalismo italiano ha un problema grosso, enorme, che è lo sfruttamento dei colleghi, dei tanti colleghi che amano fare questo lavoro e che vengono sfruttati dagli editori a volte per 2 euro al pezzo. Loro sono i nostri rider dell'informazione, a loro va la tutela principale. E poi l'altra sfida con l'intelligenza artificiale, che ormai è arrivata nelle nostre redazioni, non va demonizzata, però va affrontata, deve essere assolutamente governata dai giornalisti. È una sfida che dobbiamo accettare e portare avanti a viso aperto. 3 giorni di lavori incentrati sul tema informazione e democrazia, la mediamorfosi e il lavoro giornalistico, che hanno aperto il dibattito sui problemi affrontati dalla categoria, tra equo compenso, precariato, intelligenza artificiale da governare, solo per citare alcuni problemi in un mondo in continuo divenire. La nostra Costituzione ci dice all'articolo 21 che noi abbiamo il dovere di informare e i cittadini hanno il diritto di essere informati. E la nostra Costituzione tutela il lavoro. Dobbiamo tutelare il lavoro giornalistico per dare libertà ai colleghi che hanno il dovere di informare i cittadini. E informazione è democrazia. Sembra un'equazione semplice e banale, in realtà è la cosa più difficile sulla quale ci stiamo concentrando come Federazione Nazionale della Stampa da molti anni. E dovremo continuare a farlo. Lavoro, diritto di informare, democrazia. Questi sono i 3 pilastri dell'attività dell'FNSI nei prossimi anni. Allora, in bocca al lupo a lei e ovviamente anche a tutti noi. Ne abbiamo bisogno tutti, grazie.